Radio Torre Live, la tua città, la tua radio. Radio Torre Live, la radio sui social. Oggi siamo presso la Cascina Molini, dove evidentemente anche qua c'era un mulino, ora non c'è più, però facciamo un piccolo giro di ricognizione, anche se, devo dire la verità, siamo già venuti, abbiamo già visto, ma ci piace, ci è piaciuto tornare e torneremo anche in primavera per vedere un po' magari la vegetazione in altro modo. Seguiteci. Vedete? Cascina e Molini. La Cascina Molini si trova sulla strada che da Borgo San Siro porta a Parasacco, ovviamente non è più funzionante, anche qua troviamo mulini. Ora ci stiamo avvicinando alla roggia, quella che porta l'acqua, e vediamo il mulino, ovviamente non più funzionante. Si dice sempre, quando si vanno a visitare queste situazioni, è un peccato, in effetti è un peccato, ma ci sono sicuramente motivi validi per cui non viene ripristinato il tutto, oltre al costo effettivamente. Dalla storia leggiamo che c'erano due passaggi, questo è il primo e il secondo, in effetti lo stiamo andando a cercare. Siamo arrivati al secondo passaggio, anche qua folta vegetazione. Beh, davvero comunque interessante nel nostro territorio. Stiamo facendo un giro di ricognizione, andiamo a vedere. Beh, ormai solo dei resti ci sono all'interno, ovviamente. Ecco, facciamo un piccolo giro, una piccola ricognizione fino ad arrivare alla roggia, che state già sicuramente vedendo. Qui una parte che abbiamo peraltro già visto, e ora ci accingiamo ad arrivare qua, dove la roggia esce, e questo è il mulino visto da un'altra angolazione. Stavamo tornando, ma abbiamo trovato questa piccola cappella che volevo vedere. Guardate, molto carina, dono dalla famiglia, eccetera eccetera, ottobre 2014, molto bella. Bene amici, anche oggi abbiamo fatto una piccola ricognizione, siamo venuti nella tranquillità di un vecchio mulino, alla Cascina Molini. Vi ho fatto vedere qualcosa che peraltro avevamo già visto, ma intanto torniamo sul posto proprio perché ci piace stare a contatto anche con la natura e con le vecchie realtà che fino a qualche tempo fa ovviamente funzionavano e davano da mangiare anche a tutti quanti noi, magari noi, non a noi personalmente, ma ai nostri genitori, ai nostri nonni. Dalla Cascina Molini è tutto amici, se vi piacciono questi video un like e condividete. Una buona giornata a tutti, ciao!